grazie per essere presenti. D'altronde è un evento vedere, mettere in scena se questo è un uomo. E il terzo allestimento scenico, questo di se questo è un uomo, dopo quello curato dallo stesso Primo Levi, da Pier Alberto Marchè nel 1966, che prevedeva una vasta compagnia di attori, una compagnia internazionale di attori, e che poi però lo stesso Levi non ha più voluto far mettere in scena. E soltanto nel 2004 un attore, un grande attore shakespeariano, Anthony Sher, riuscì ad avere i diritti per una riduzione a one man show, a monologo, disse questo nome. Sher sulle difficoltà di quell'impresa scrisse poi anche un libro intitolato Primo Time, che forse ci servirà dopo per alcune curiosità su come è stato allestito questa nuova condensazione, questa nuova messa in scena di questo uomo. Ora, se avete visto il materiale di presentazione, come diceva prima Anna Pregon, vedete, Walter e Domenico hanno chiamato questa condensazione scenica. Non so quanti di voi abbiano visto ieri sera lo spettacolo, con la scelta di mettere in scena la voce di Primo Levi, di mettere in scena le parole di Primo Levi, senza cedere alla tentazione di rappresentare il Bayer. Ormai sulla rappresentazione, sulla possibilità di immaginare, di rendere in immagini l'esperienza del Lager, c'è una letteratura, o meglio una polemica che va avanti da 30 anni tra cinema, fotografia, eccetera. E le scelte di Margherita Palli, la scenografa, in questo senso sono state straordinarie, proprio per la possibilità di evocare senza mostrare. Io però vorrei, tra l'altro abbiamo anche due altri microfoni, vorrei chiedere a Walter e a Domenico come hanno lavorato su questo. Purtroppo tutto, se questo è un uomo, non si può leggere, durerebbe troppo, e però avete creato una sorta di spazio, se questo è un uomo, con dei testi concomitanti, diciamo, dalle poesie scritte dopo il ritorno all'inizio della tregua e altri testi, diciamo, che entrano nello spazio semantico, cioè chiamiamolo così, di se questo nome. Io chiamo subito in causa Domenico, perché lui che ha inventato il genietto delle condensazioni scelte, che ha inventato lui, e poi insomma è lui che ha solo la comparazione, su questo vorrei parlare lui direttamente. Ma provo, si sente con questo microfono? Okay. Ottimo. Grazie. Provo a dire, partendo da una frase che Walter ha pronunciato ieri sera, naturalmente una frase che sta in se questo è un uomo, la conosciamo a memoria e ieri sera l'abbiamo sentita per la prima volta. Il tempo passa goccia a goccia, quando sono nudi nello stanzone, appena arrivati nel lager, capitolo sul fondo, e si susseguono degli atti teatrali. Questo è il secondo atto, entrano quattro, sembrano dei personaggi da pantomima molieriana, sono quelli che in realtà Walter viene ad aver fatto un Molière, che afferrano questi, li tosano, poi il tempo passa goccia a goccia. A pensarci adesso a quella frase detta da Walter ieri sera, che l'ha fatta sentire goccia a goccia,
il termine condensazione scenica che era stato buttato lì in realtà come una cosa provvisoria, come la chiami questa operazione teatrale? Noi non lo sapevamo bene perché volevamo evitare di chiamarla con un nome che evocasse troppo da vicino lo spettacolo. Non era una lettura, non era neanche una lettura scenica, non era uno spettacolo, era, non era neanche una via di mezzo, era qualche cosa di diverso, era far passare dentro un imbuto molto stretto, dentro un filtro molto stretto, un testo che è fra i grandi testi del Novecento. Quando lei mi dice il tempo passa goccia a goccia, non ci evoca la presenza di un retino, di un filtro attraverso il quale passa il tempo. Però a sentire la frase di ieri sera da Walter, io mi posso immaginare che un retino, un filtro attraverso il quale passa il tempo ci fosse. Il filtro è esattamente l'operazione che abbiamo cercato di fare. Oggi lo sappiamo perché l'abbiamo chiamata condensazione scenica, perché era un modo per dire in breve tutto quello che c'è dentro Se questo uomo, far passare Se questo uomo dentro un imbuto che può essere anche il cavo dell'orecchio, l'orecchio interno ed esterno dello spettatore, di chi ascolta, ed era anche un modo per evocare attraverso l'opera primogenita di Levi l'altro suo talento, quello che è stato il suo mestiere di tutta una vita, cioè il mestiere del chimico. Ci sono più capitoli Se questo uomo sulla chimica, e allora condensazione scenica è quella cosa che ci fa passare goccia a goccia sia il tempo di Se questo uomo sia le parole di Levi. E su come sono passate queste parole bisogna solo ringraziare Walter, naturalmente. Come hai pensato di, come sei arrivato a pensare di fare un monologo? Perché per chi non ha visto lo spettacolo, Walter Malossi sta in scena quasi 2 ore. Ieri sera, dopo lo spettacolo, ti ha detto domani fatelo parlare. Sei partito subito da quell'idea? Sì, guarda, intanto è un lavoro che adesso l'abbiamo fatto in 6-7 mesi, adesso ma allora riparta molto lontano, perché con Domenico Scarpa e con Fabio Levi abbiamo condiviso un'operazione che si chiamava Il segno del chimico, in cui si raccontava Levi attraverso la sua professione. E proprio allora, diciamo, ci era capitato di leggere a voce alta alcune zone di Se questo è un uomo e altre che poi non abbiamo inserito nel testo, ma ci eravamo accorti della potenza. Questo è il 2010, se non mi ricordo. 2010, sì. È da allora che questo progetto è lì che sta spingendo, che sta, quindi in realtà è come, insomma, sembra sempre cose che si fanno in poco tempo, ma in realtà insomma è una decina d'anni che è lì che macina. E poi a un certo punto ho fatto un sogno, io sono insomma appassionatissimo del cinema di Fellini, e ho fatto questo sogno di Primo Levi che usciva da questo aereo, da una carcassa di aereo, come nel film mai realizzato da Fellini, che è Mastorna. E usciva da questa carcassa di aereo con una valigia in mano e raccontava Se questo uomo. E questo è, in sostanza, poi io ho delle idee fisse che rimangono lì per anni, e questo poi è stato in realtà lo spunto iniziale. Sono contrario alla parola monologo, perché secondo me non è assolutamente un monologo, anzi è un dialogo, tra l'altro oltre che, insomma, questo poi Domenico lo e Fabio possono spiegare molto meglio di me, anzi sarebbe interessante che lo dicessero tutti questi registri della voce di Levi, che dialogano anche tra loro sostanzialmente e con qualcun altro, lo rendono appunto non un monologo sicuramente, ma una serie di voci dentro una voce principale. Poi la mia scelta, diciamo, di costruzione dello spettacolo, io insomma quando ero ragazzo volevo fare artista visivo, l'ho anche fatto per un po', poi insomma, ho lasciato perdere, ma diciamo ho sempre pensato a questo spettacolo come una sorta di installazione d'arte visiva, e quindi tutta la drammaturgia legata alle parole, che sono la cosa fondamentale in questo lavoro,
sono legate da altre drammaturgie, che sono quella delle luci, quella del suono fondamentale, quella dei video rari e sobri, diciamo, no? Che aiutano in qualche modo a far sì che il dialogo tra questa voce e le altre voci presenti nel testo si compiano. L'altra cosa importantissima, di cui abbiamo sentito proprio l'urgenza in questi mesi, e anche insomma c'è stato palese quando Fabrizio Gifuni ha letto I sommersi salvati al Teatro Regio, è che queste parole sono parole che hanno una forza, un valore, appunto, quando anche uno si rilegge nella propria stanza attraverso le pagine di un libro, ma prendono un altro valore quando queste parole vengono ascoltate gomito a gomito con altre persone in un'assemblea, in un'assemblea come è il teatro. Io ho deciso di non fare nessuna mimesi, non pretendo come quel matto di Anthony Scher di diventare Primo Levi e poi magari ma sono io che porto queste parole e mi faccio carico di queste parole con la mia umanità, certo rendendomi conto di tutto quello che è accaduto e all'autore scrivendo queste parole, che è la cosa che mi ha interessato di più, cioè nel senso che ovviamente tutti quanti noi sappiamo che questi fatti, oltre ad essere veri, come dice Levi, è realmente accaduti, sono anche in qualche modo distillati allo stesso Levi, cioè lo spazio interessante per chi interpreta queste parole è quello che è nascosto. E l'altra cosa fondamentale è che io ho percepito proprio fisicamente, stando male anche a volte, è questa lacerazione, immagino, dell'autore nello scriverlo, non soltanto nel rivivere la storia che gli era accaduta in lacrime, ma nell'essere così composto, nell'essere così attento a restituire, insomma, queste parole in modo che tutti le potessero ascoltare. Tu non dovevi, nel progetto originario, recitare. Doveva essere Paolo Pierobon a interpretare la voce. Poi, purtroppo, per motivi di solito, ho dovuto lasciare progetto. E però io ho una curiosità. Tu, da regista, come avresti lavorato su Pierobon? Nel senso, tra l'altro, a proposito di Cher, ecco, il regista di Cher, Richard Wilson, lo aveva costretto a esercizi di sottomissione e di umiliazione. Che cosa vuoi? Tu come ti saresti comportato con Pierobon? Le cose che io non sapevo, ma sono, si dice, una parola che inizia per P, finisce sì, con E, è abbastanza lunga. Io già per conto mio odio in qualche modo lo psicologismo, l'idealismo troppo spinto, cioè, in questo caso mi pare proprio completamente fuori luogo, cioè, nel senso che e io ho sempre considerato questo testo come un testo antico, come se mi trovassi di fronte a una tragedia antica, e quindi non è importante di ridiventare quell'uomo, anche perché Levi è veramente universale, cioè lo sforzo che compie è quello, e quindi se ridursi a una mimesi lo rende povero, lo miserisce. Con Pierobon non lo so come avrei lavorato, so che forse il fatto di essere il regista della cosa ha fatto sì che, diciamo, come tutto il resto dell'operazione, si tiri indietro, come ho fatto anch'io un po', per far avanzare le parole, quindi è stato più facile, perché se forse se avessi avuto un attore, l'ego degli attori, come si sa, è piuttosto spinto, quindi è sempre difficile fermarli, anche attori di grandissimo talento, no? Qui era necessario, quasi l'abbiamo visto con queste due presenze, così anche quelle che sono proprio veramente pochissimi minuti, no? Degli altri due performer, rifacendomi alla danza, penso a una danza quasi assente
No, e quindi anche la presenza mia è una presenza molto forte, ma che deve essere in qualche modo assente, deve lasciare spazio alle parole che hanno una forza, una potenza loro. È veramente come un grande poema, no? E forse ascoltando la voce alta, chi non ancora l'ha fatto, capirà quello che sto dicendo senza tante teorie, come sto cercando di fare in maniera così umile adesso. Tutto il progetto di mettere in scena questo nuovo, tu l'hai visto, l'hai accompagnato, l'ho seguito da vicino, mettere insieme specialisti diversi, perché appunto questa installazione prevede la presenza cospicua di luci, installazioni, della musica. Com'è stato riuscire a mettere tutto insieme? Diciamo che non è la mia responsabilità quello che succedeva in teatro. La responsabilità era di parte e se ne è presa tutta in modo particolarmente felice. Così piano, non si sente niente. Alza un po' i microfoni. No, dicevo che non era responsabilità mia quello che succedeva in teatro, era responsabilità di Walter, e Walter questa responsabilità se l'è presa fino in fondo e in modo felice. E diciamo che il mio ruolo è stato un po' diverso, ovviamente ho seguito questo progetto sin dall'inizio, sin da 9 anni fa, quando abbiamo cominciato a parlarne, e ho cercato di arrivare fino in fondo fungendo, diciamo, da punto di riferimento, in certi casi da perno intorno al quale questa operazione si potesse realizzare. Forse quello che ha senso dire è che la funzione del centro e ancor più la funzione del Comitato Nazionale per la Celebrazione, eccetera, ha uno scopo precipuo, che è quello di creare i modi e i luoghi, no? attraverso i quali sia possibile dare la parola a più volenti. Cioè, noi non ci proponiamo più di questo, ma già questo è moltissimo. E l'idea di realizzare una rappresentazione a teatro di Se questo uomo era la grande scommessa di questo centenario. Non so se sia l'iniziativa più importante, perché ce ne sono altre che hanno altri generi di importanza, ma era senz'altro l'operazione più difficile, perché si veniva da esperienze che non erano riuscite fino in fondo, no? Sia l'operazione condotta dallo stesso Primo Levi, che non lo aveva soddisfatto come avrebbe voluto, sia l'operazione di cui tu parlavi prima, che ha suscitato perplessità, critiche, che non... Quindi era una scommessa non da poco, una scommessa che io credo sia stata vinta grazie innanzitutto a Walter e grazie anche a tutti quelli che hanno collaborato a questa operazione, sono stati in tanti, perché credo che in questo caso è stata data la voce a Primo Levi, ma questa voce è stata potenziata. Cioè il fatto di rappresentare Se questo uomo a teatro ha dato a quella voce qualche cosa in più. Io sono rimasto stupito, colpito dalla forza delle parole dette e recitate o come vogliamo definire. Cioè mi sono reso conto che quelle parole lette sono diverse. Per esempio, io ne parlo spesso con i miei studenti, ho fatto corsi su Primo Levi, eccetera, e gli spiego sempre che Se questo uomo è un esempio di straordinaria pacatezza, di un uomo che ha vissuto esperienze terribili, che riesce a rappresentare queste esperienze sia attraverso la parola sia attraverso i silenzi, e nello stesso tempo riesce a governare le proprie parole in modo tale da non colpire
in modo eccessivo il proprio interlocutore e aiutarlo a pensare. Ho sempre detto questo e continuerò a dire questo, ma credo che lo dirò in modo diverso, perché quelle parole in realtà sono una pentola in ebollizione, sono molto più difficili da governare di quello che io pensavo soltanto avendo letto Se questo è un uomo. Quindi l'operazione che sta, voglio solo fare un esempio, mi veniva in mente prima di venire qui, c'è una domanda che Primo Levi si fa, che è compresa nel copione, nel copione ovviamente non c'è tutto, non poteva starci tutto, e la domanda è rivolta ai lettori, e Primo Levi dice: ma voi se vi dicessero che i vostri figli verranno uccisi domani, no? O anche voi sareste uccisi domani, voi non avreste accudito i vostri figli, non gli avreste preparato appunto da mangiare, eccetera. Quella domanda letta è quasi una domanda retorica, no? È una domanda che ha una risposta già data. Ascoltata è una vera domanda a cui viene da rispondere, e credo che questo dia il senso di come le parole possono cambiare di significato se vengono lette o se vengono ascoltate. Quindi l'operazione che è stata fatta, secondo me, è stata un'operazione che ha aiutato a potenziare il testo e quindi a aiutare gli interlocutori a scoprire qualcosa di nuovo. Domenico, c'è nel testo che avete proposto quasi, diciamo, una via privilegiata forse, che è il percorso dantesco. La parola di Dante all'inizio per presentare la nuova realtà dell'Agrafo e poi arrivare fino al canto di Ulisse, eccetera. Fare le scelte su un testo, fare delle scelte su cosa tagliare deve essere stato terribile. come avete stabilito cosa era irrinunciabile? Appunto, avete tentato di dare dei percorsi attraverso Dante, attraverso forse la stessa, diciamo, crescita del personaggio che prende, diciamo, prende coscienza man mano del luogo senza senso in cui è proiettato. Sai, Enrico, ci sono tanti fili che si potrebbero tirare. Io vorrei partire sempre da quello che ha fatto Walter in scena, perché riprendo anche una domanda che hai fatto prima. Lui entra con una valigia su un pavimento che forse non tutti hanno percepito essere un pavimento di valigia, chiesa Walter quale fosse l'angolo di pendenza. Non è così leggera, una pendenza del 12%, quindi 14 addirittura, figuriamoci. E lui si muove il meno possibile, è vestito con questo abito degli anni 50. Già questo non è scontato, il libro è uscito per la prima volta nel 1947, perché ti vesti con l'abito degli anni 50? L'edizione definitiva è del 1958. L'ambientazione sta forse a metà fra queste due cose, ma ci sono due punti. È un libro che è cresciuto nel tempo, che ha acquisito con il tempo delle altre dimensioni. Proprio nella scrittura di Levi c'è un intero capitolo che è nuovo, c'è il capitolo Iniziazione, quello che uno di quelli che Walter recita con più intensità, con più, come posso dire, in maniera più serrata, più incalzante, quel dialogo, altro che monologo, dialogo con il sergente Steinlauf,
che mi devo lavare a fare, ti devi lavare perché così cominci a non morire. Beh, quello è stato pubblicato per la prima volta nel 1958, non c'era nella prima edizione, così come nella prima edizione non c'erano una dozzina di righe alla fine del capitolo in cui si arriva ad Auschwitz, quelle righe in cui li buttano sul cassone di un camion e li fanno partire per l'interno verso il cancello che si manifesta alla fine con sopra scritto Arbeit macht frei, che Levi senza dirlo ti paragona, ti assimila alla porta dell'inferno. E lì c'è questo soldato, questo caronte con la C minuscola che cerca di rubargli, cerca di farsi dare gli orologi, portafogli, gli ultimi averi che questi possono aver conservato dopo aver deposto i bagagli al lato del treno. Ecco, e lì per la prima volta lui cita Dante in maniera esplicita, invece di dirci guai a voi anime brave, ci domanda in cattivo italiano, in lingua franca, se abbiamo orologio, denaro da cedergli, tanto dopo non ci servono più. Il lager è orrore, è inferno, è un inferno infernale, è anche un inferno grottesco. Dante è passato da questa porta. E perché è passato da questa porta? Perché Levi a un certo punto, fra le tante voci che ha saputo fare con se stesso, e sono tante, fra le tante voci che ha saputo articolare nel suo libro e che sono tutte distinguibili, sono dei fili distinguibili che Walter rende distinguibili nella sua interpretazione, li mescola, li fonde, li avvicenda in una vicenda veramente narrativa, sono dei fili antimimetici. E credo che di questo con Walter noi abbiamo parlato. Altro che impersonarsi, altro che fare gli esercizi pseudo-strasbergliani, cioè facciamo le auto-umiliazioni così forse diventiamo Primo Levi. Quale Primo Levi? Sto libro si intitola Se questo è un uomo. Quale parola più generale di uomo? Levi è l'autore, Levi è uno che ha scritto, ha vissuto prima, ha scritto dopo. Quando ha scritto? A un anno e mezzo, a due anni di distanza dai fatti. Ha scritto fino al 1958, ha scritto per tutti gli anni 50, ha portato una valigia di parole dietro, camminava su un tappeto di valigie, era vestito come negli anni 50. Questa è l'interpretazione antimimetica, far vedere che questo intenso, intensissimo è un libro, è un'opera scritta, è un'opera di cui è stata inventata l'impostazione di linguaggio, è stata inventata la voce, la pluralità di voce. Non è un monologo, è un'opera di finzione, cioè di creazione, di costruzione delle voci. E una delle voci principali, con questo ritorno alla domanda che mi ha fatto Enrico all'inizio, è la voce di Dante. Dante viene declinato in tanti modi diversi. Nel 1958, con la comparsa di quel caronte, con la lettera minuscola di quel caronte per ridere, Dante acquista una nuova dimensione nell'opera di Levi. Ha una voce in più, ha una voce ancora ulteriore e diversa rispetto a quella del capitolo celeberrimo, il canto di Ulisse, che invece c'era fin dall'inizio, dove non è stata praticamente cambiata una parola rispetto alla prima edizione o quasi. Eppure, c'è una dimensione in più. E Walter le ha fatte sentire tutte. Sì, le ha fatte sentire tutte e è entrato in rapporto, o meglio, ha fatto entrare in rapporto questa pluralità di voci con i suoni, le voci del lager. Non avete risparmiato nemmeno agli ascoltatori voci straniere, naturalmente, quella Babele che viene così descritta nel libro e che era forse stata alla base della prima idea di Levi di mettere in scena Se questo uomo, dopo la famosa riduzione radiofonica della radio canadese che aveva ricostruito le voci della Babele del lager. Ecco, ieri sera con i rumori che entravano in
dialogo con la tua recitazione, veramente si è creato un'installazione. I suoni sono dovuti al progetto sonoro al Caro, e poi però avete introdotto tre madrigali, diciamo così, musicati da Carlo Boccadoro. Tra l'altro, con la produzione di questo spettacolo si sta creando, si sta aumentando il numero di poesie lievi musicate. Perché le poesie di Levi sono state, diciamo, sottovalutate per un sacco di tempo, e Levi sta diventando invece il poeta più interpretato dai musicisti. Penso a Passio di Luis De Pablo, che nel 2007 aveva musicato Ladri, Annunciazione, Il canto dei morti in vano, La mosca, Carichi per venti, e adesso la produzione di questo spettacolo ha aggiunto altro spessore, diciamo così, all'opera di Levi, ha aggiunto una dimensione musicale, ci ha rivelato una dimensione musicale che forse non prevedevamo qualche tempo fa, e invece è forse il poeta italiano più che ha ispirato più i musicisti in questo periodo. La collaborazione con Boccadoro... Sì, come è stato? Ce ne puoi parlare? Ma dunque, io e Carlo Boccadoro collaboriamo da tantissimi anni, per anni abbiamo anche fatto diverse opere contemporanee insieme, adesso in Italia non si usa più, ma per dire la nostra mentalità che si sta retrocedendo sempre di più di gusto, abbiamo fatto prime assolute di Michael Nyman, di Philip Glass, di John Cage, insieme. Ma io ritorno sempre, ho tre idee fisse su questo lavoro da cui non mi sono mai allontanato, appunto considerando quasi una forma di teatro antico, sentivo la necessità di un coro. Questo coro doveva essere, nella mia idea, cristallino, come accade anche nelle tragedie antiche, a volte il coro o ripete o si rivolge, diciamo, ai personaggi. In questo caso molte di queste poesie sono forse il nucleo originario poi dei capitoli del libro, o viceversa, non è chiaro, ma secondo me è più facile che siano le poesie. Almeno io ho letto qualche intervista, Levi dice, afferma che potrebbero essere, e quindi io tendo a crederci, perché a volte sembrano proprio dei rilanci in qualche modo, no? I capitoli scritti poi in prosa di queste poesie. Quindi mi interessava molto far sentire questo eco più cristallino, più... Quindi probabilmente era in qualche modo anche qui una distillazione di quella forma in prosa, e alcune di queste poesie sono folgoranti, no? Questa che abbiamo messo in esergo allo spettacolo, che in realtà arriva dalla tregua, del suo ritorno a casa, di questo Stavac che si ripercuote anche nelle veglie e nei sogni fatti anche a casa. E quindi avevo bisogno poi di una musica alta, e quindi ho chiesto a Carlo di pensare alla forma del madrigale, volevo delle voci pure, senza strumenti, e quindi questo è semplicemente è questo. Carlo è una persona di grande livello intellettuale, ha composto questi bellissimi madrigali, tra l'altro non si possono ascoltare ovviamente tutti nello spettacolo, perché sono... abbiamo preso dei frammenti da quello che ha scritto, e poi ci sarà sicuramente un'occasione in cui li ascolterete tutti. Devo dire che, diciamo, ho ascoltato ultimamente delle cose bruttine dalle poesie di Levi, questa cosa che ha composto Morricone è terribile, proprio Scemà, veramente c'è uno che parla in Veneto, che fa la voce narrante, è una cosa agghiacciante, e la musica non è, diciamo, il meglio del maestro. C'è un disco interessante di Bainbridge che invece riporta alcune delle poesie che abbiamo poi messo in scena, che è un pochino più interessante, diciamo che poi la produzione non è esaltante, ecco.
E non ti è mai venuto in mente invece di portare sulla scena un coro vero e proprio? Un coro di persone in carne ed ossa, di farle agire sulla scena. Non l'hai escluso dall'inizio? No, non l'ho escluso dall'inizio, si è escluso un po' da sé, ma diciamo che è un processo proprio di togliere, come una scultura. Lasciare questo corpo da solo in scena, secondo me, è stata l'idea più giusta, sono ampiamente convinto, perché altri corpi, cioè, probabilmente si potrebbe fare, magari non so se in Italia o da qualche altra parte, ma bisognerebbe lavorare un anno solo con queste persone, perché appunto il problema di questi testi che non puoi realizzare in qualche modo una... Non si possono affrontare in modo semplicistico, e quindi anche la sola presenza di un coro andrebbe educata in una maniera che in Italia, con i nostri diciamo, termini produttivi, è impossibile. In scena, oltre a te, appaiono, non so come tu vuoi definirli, forse dei fantasmi, vengono evocati, viene evocata la donna, viene evocato in fondo il musulmano del campo. Sono appunto le uniche altre apparizioni umane sulla scena oltre alla tua. E puoi parlarci un po' di questa evocazione attraverso i corpi? Sì, io non rispondo mai a queste domande, perché secondo me per ognuno deve essere... Se volesse qualcosa, sarebbe più interessante forse chiedere, se qualcuno ha visto lo spettacolo, sarebbe interessante avere un dialogo magari... Adesso sono le 6:10, magari abbiamo ancora qualche minuto, poi lasciamo spazio. Secondo me è interessante anche perché, se qualcuno l'ha visto, sentire anche loro cosa... Ma io non rispondo a questa domanda perché ognuno deve... Anche per il cavallo proiettato alla fine. Ma neanche sotto tortura. Secondo te? Potrebbe essere un richiamo al centauro, finale. Questo è il centauro, quello che ho letto alta voce, c'è tantissimo. Quindi io ho usato una parola sbagliata all'inizio, appunto, ma non saprei come altro definire. Il dialogo che lui instaura, comunque è l'unica voce sul palco, che entra in relazione col pubblico, entra in relazione con i rumori, le voci registrate, le proiezioni, eccetera, eccetera, in una sorta di, appunto, di installazione d'arte visiva. E in tutto questo il lavoro comune con la scenografa Margherita Palli, con il Boccadoro, con il gruppo Alcaro, eccetera, è stato un lavoro veramente che è riuscito a dare uno spettacolo coerente e a dare senso allo spettacolo, diciamo, del teatro, come anche il cinema, diciamo, non si fa mai individualmente, ma è sempre il prodotto di una squadra. Questa volta proprio ho scelto di avere accanto a me persone di grande livello anche e di originalità e di spessore, perché appunto il materiale era così delicato che secondo me occorrevano delle persone che entrassero nel progetto in maniera conscia, e quindi è solo questo, insomma, ognuno ha portato il suo, ovviamente in un dialogo incessante tra me e loro, perché poi io sono come il capitano della nave, quindi insomma, poi alla fine si decide insieme, ma diciamo bisogna perseguire un'idea comune. Io poi tra l'altro ho avuto la fortuna di fare delle prove bellissime, nonostante l'incidente di Piero Bon, per cui abbiamo lavorato tanto in scena, cioè tanto direttamente e poco sulla carta, e quindi
diciamo, avevamo un materiale di partenza ottimo e poi si è sviluppato proprio in maniera, diciamo, coerente a quello che pensavamo, ma molto sul campo. Ed è stato un lavoro, appunto, ripeto l'ultima volta, a togliere, cioè abbiamo tolto il più possibile, anche se sembra un apparato, ovviamente per chi lo vede così è gigantesco, ma insomma, se poi vedete lo spettacolo, chi l'ha già visto capirà quello che dico, brutto dovrebbe essere vero. Fabio, le prossime iniziative del centenario quali sono? Sono tante. Mi viene in mente, lui è il capitano della nave, io faccio il capitano del porto. Insomma. Esatto. E devo portare in porto molte cose in futuro. Ci saranno molte iniziative al Salone del Libro, ci sarà una mattinata sabato, poi ci saranno la presentazione della 10ª lezione Primo Levi, poi ci sarà il punto sulla ricerca che stiamo svolgendo sul libro primogenito, cioè sulla edizione del 1947 di Se questo è un uomo, appunto. Poi ci saranno tante altre cose, per esempio a maggio presenteremo un'edizione scolastica dei Sommersi e Salvati, che è uscita dai Naudi Scuola, mi rivolgo in particolare agli insegnanti, e sarebbe importante che questa edizione potesse circolare, è stata fatta apposta per rendere accessibile al pubblico degli studenti, delle scuole superiori in particolare, ma perché no anche dell'università, un testo che viene esaltato da tutti, ma che in realtà è poco conosciuto. No? E poi ci saranno alcune iniziative in autunno, in particolare il 3 di ottobre una giornata di studio al Polo del Novecento, nella quale tutte le istituzioni che fanno capo al Polo del Novecento proporranno una ricerca su come la figura di Primo Levi e la sua opera hanno interferito con il loro campo di azione, chi si occuperà del lavoro, chi si occuperà di giustizia e libertà, chi si occuperà dei giudizi di Primo Levi sulle prime rappresentazioni cinematografiche della Shoah e così via. Poi ci sarà un convegno a Benevagenna. Benevagenna è il luogo di origine della famiglia Levi in Piemonte. Un convegno sulla presenza ebraica nel Cuneese. Poi due cose cui teniamo particolarmente: il 29 di ottobre una lettura multilingue alla Cavallerizza, vicino all'Olomani dell'Università, cioè ragazzi, lo faremo insieme al Dipartimento di Lingue dell'Ateneo Torinese, ragazzi delle più diverse provenienze leggeranno brani della Tregua che verranno proiettati in italiano sullo schermo in modo tale che tutti possano seguire il testo. E il giorno dopo invece inviteremo tutti i relatori delle 10 lezioni Primo Levi, quelle che si sono svolte negli ultimi 10 anni e che sono volati come un amen, come si dice, e li raccoglieremo tutti insieme e verranno interrogati da Marco Belpoliti e da Ernesto Ferrero per fare un pochino il bilancio della critica su Primo Levi in questo ultimo decennio e poi tante altre cose che non sto a dire perché sono via noi. Il Teatro Piemonte Europa, di cui Malosti, Donatore, direttore, presenta vari altri spettacoli proprio nei prossimi giorni, dal 25 aprile fino all'11 maggio. Ora, io credo che sia ora di lasciare la parola a voi per le domande. Sono domande per Walter Malosti, per Domenico Scarpa, per Fabio Levi? Qualcuno che ha visto lo spettacolo ha qualche dubbio da risolvere? Mi sacrifico io a intervenire perché credo di essere uno dei pochi che l'ha visto. Grazie al cielo. E voglio fare due osservazioni. La prima
è uno grandissimo complimento che sono venuto ieri sera in camerino a festeggiare Walter Balosti, perché ci sarà stata una moltitudine di visitatori. Confermo. E quindi, ma mi è sembrato veramente straordinario, anche sul piano tecnico, banalmente, professionalmente, perché stare in scena e avere dentro tutte quelle parole da dire senza andarle a cercare richiede un lavoro di prove straordinario. Il mancato uso dell'eggio o del gobbo evidentemente vuol dire che te le sei mangiate e interiorizzate straordinariamente per poi poterle intonare nel modo adeguato. Questo è straordinario. Poi voglio dire una seconda cosa per quanto riguarda lo spettacolo, e lo direi nel senso della semplificazione che credo stia a cuore a Walter. Voi pensate, se non l'avete visto, che arriva, c'è uno che ritorna, l'autore ritorna con la valigia da un viaggio, è un viandante che ritorna, non viene quasi riconosciuto, lo dice, e rimane sempre il narratore che ritorna e racconta. Per me è stato questo, dall'inizio alla fine. Mi aspettavo che un certo momento magari smettesse i panni del viandante e mettesse quelli dell'agra, perché io che ho una certa età ho in mente anche lo spettacolo del 66, ho un po' in mente la storia e mi sono immaginato, mi sono detto, vediamo come lo fa. E invece ha ragione lui, certo, e lui rimane dall'inizio alla fine il narratore, il viandante, che crede che parla a degli ascoltatori che sono anche, hanno anche qualche atteggiamento di incredulità, e quindi usa questo tono particolarmente composto, particolarmente misurato, che è tipico per l'appunto della serenità, diciamo, conquistata faticosamente da Primo Levi. E voglio concludere queste osservazioni con una domanda, perché mi stuzzica sentir dire che l'edizione del 66 non è piaciuta a Primo Levi, per varie ragioni. E penso, mi piacerebbe sapere quando Primo Levi si è reso conto che non gli è tanto piaciuta, nel 66 o nel corso degli anni 70, inizio anni 80, perché la prima edizione in qualche modo rompe il ghiaccio sull'argomento. C'è stata una storica rimozione, noi ce lo dimentichiamo. La stessa fortuna disse questo è un uomo, è tarda. All'inizio non ne vogliono sentir parlare, o sono io che mi sono sbagliato nel ricostruire questa vicenda storica. E il regista ha utilizzato Gianfranco De Bosio, allora molto più giovane, oggi 93-94enne, abbastanza vivace, abbastanza pimpante, ha utilizzato una evocazione non pesantemente naturalistica, ha fatto uno spettacolo che per quel tempo io credo fosse notevole, a cominciare dal fatto
della nutrita compagnia che degli attori che rappresentavano la confusione dell'Ager, la molteplice presenza di popolazioni, di prigionieri. Pensiamo, eravamo nel 66, la Cortina di Ferro ancora, ha reclutato dei polacchi, degli ungheresi, dei cecoslovacchi e poi ovviamente anche dei francesi, eccetera, degli italiani, ben inteso. Ecco, su questo, se voi che avete esaminato di più la cosa, potete darmi un parere più preciso della battuta così occasionale che è caduta anche in questa conversazione. Grazie. Ma provo prima io, poi forse loro sanno anche più di me, ma è vero che c'era stata la, diciamo, la rimozione, ma l'edizione del 58 provoca, cioè ha successo direi immediato, e nel 66 mettere in scena, se questo uomo, come tu hai ricordato, con questa compagnia internazionale, con un'operazione niente affatto scontata, è stato un momento importante. Credo che sia venuto dopo, che sia venuto qualche dubbio sul modo di portare in teatro il testo. Credo che i dubbi a lei vi siano venuti dopo, negli anni successivi, e poi non dimentichiamoci che quell'operazione era comunque difficile da ripetere. Mettere insieme una compagnia come quella del 66 non era un'operazione certo facile, ma credo ci siano stati dei ripensamenti, direi proprio sul fatto di riutilizzare quel testo. Forse voi ne sapete qualcosa di più di questa storia, della storia successiva dopo il 66. Ma allora, a me non risultano pronunciamenti espliciti di Levi successivi sul testo del 1966. Ricordiamo i dati fondamentali, c'erano in scena 53 attori di 7 o forse 8 nazionalità diverse. Ed è uno spettacolo che nacque con una certa sfortuna, perché la prima coincise, avrebbe dovuto essere a Firenze, ci fu l'alluvione il 4 novembre 66, lo spettacolo fu spostato altrove, di una cinquantina di reti, che vinse anche un premio San Vincent per quell'anno, per lo spettacolo migliore della stagione. E tuttavia, proprio per le sue dimensioni, non fu ripreso. Che cosa aveva? Levi aveva battuto molto su un tema che in Se questo è un uomo è presente, presentissimo, cioè quello della difficoltà di comunicazione, del fatto che il non capire gli ordini, i comandi, le regole, i riti ti può letteralmente uccidere, qualche cosa che sarebbe diventato il tema di uno dei capitoli, appunto, dei sommersi salvati, cioè comunicare, far emergere in piena luce questo tema. È stato uno dei lavori che Levi ha fatto nei 20 anni successivi. Quanto al suo giudizio successivo sullo spettacolo, lì non so, diciamo che non ci sono, ripeto, che io sappia, testimonianze esplicite. E tuttavia la sua riflessione era andata avanti, perché se noi vediamo quello che Levi è andato scrivendo negli anni 70 e 80, vediamo che Se questo uomo aveva avuto un'ulteriore evoluzione, aveva avuto un'evoluzione nel senso del rivolgersi direttamente al popolo, alle persone della lingua in cui le cose erano avvenute, cioè rivolgersi ai tedeschi, la
il vero turning point, la svolta di Se questo è un uomo, nel momento in cui viene tradotto in lingua tedesca, cioè il 1961. Questo provoca un dialogo, questo dialogo provoca delle nuove riflessioni, quelle nuove riflessioni, come viene fuori dagli studi di una collaboratrice del Centro Studi, Martina Mengoni, sono il nocciolo, diciamo il granello di sabbia da cui viene fuori quella perla che sono messi e salvati 25 anni dopo. Quindi sono 25 anni di riflessione che ruotano intorno al dialogo con i tedeschi, al tema della comunicazione, al tema della vergogna su cui abbiamo imperniato il finale dello spettacolo, al tema della zona grigia su cui c'è quel frammento, non abbiamo potuto lasciare più che un frammento nel copione di ieri, cioè il ruolo dei collaborazionisti e, ciò che è più grave, dei collaborazionisti ebrei. Questi quattro temi, più la violenza inutile, di cui ieri abbiamo sentito molto, sono i temi dei sommersi e salvati. Diciamo che a quel punto Levi era interessato più alle cose da farsi, alle cose che stava facendo, alle cose che avrebbe voluto fare in futuro, riprendere Se questo è un uomo, così come era stato scritto e drammaturgicamente eseguito nel 66, possiamo pensare che gli interessasse di meno, ma credo che sono illazioni che possiamo fare ora. Non so quanto fondate, ecco. Ma io forse potrei aggiungere una considerazione, cioè che quella versione teatrale implica una interpretazione, un'autointerpretazione forse troppo unilaterale, nel senso che abbiamo parlato del carattere dialogico di Se questo è un uomo. Io credo che il dialogo si svolga a due livelli: c'è il livello del dialogo nel lager, ed è quello che Primo Levi ha voluto sottolineare nella rappresentazione della sua versione teatrale, la Babele di lingue, l'incomunicabilità e così via. E poi invece c'è un'altra dimensione del dialogo, che è quella fra le varie voci dell'unica voce di Primo Levi, no? I registri diversi che caratterizzano quella voce: il racconto del lager più pacato e obiettivo, il racconto delle sue esperienze, i commenti quasi dall'esterno e con una inflessione filosofica, il punto di vista del dopo e così via. Sono tutte le voci che Walter ha interpretato ieri e ci ha proposto e ci ha fatto sentire, no? Io credo che probabilmente nel 1966 Primo Levi non sentiva quella forma di dialogo come quella forse più ricca e più essenziale da proporre al suo pubblico. Lo aveva creato, ma non era su quello che aveva puntato la sua attenzione. Forse a posteriori è più facile per noi riuscire a cogliere quella dimensione e riuscire ad arricchirla ulteriormente, perché, e con questo concludo, quello che diceva Walter prima è molto importante, cioè lui non ha preteso di imitare Primo Levi, è stato lui un'altra voce, ha aggiunto una voce alle tante voci che erano già presenti nel testo. In qualche modo si è fatto lui testimone di oggi, no? Di quello che è capitato nell'Hager. Ha aperto alle generazioni successive, aggiungendo il suo punto di vista e la sua interpretazione di quello che è capitato. Ci sono altre domande? Sì, io ne vorrei fare una. Ne vorrei fare una al signore, però. No, volevo chiedere quello che era stato chiesto prima, lei che l'ha visto, io lo vedo venerdì. Lei come interpreta la comparsa della donna, del musulmano? Lei chi? Io. Lei l'ha visto lo spettacolo? No, lo vedo venerdì.
prima hanno chiesto a chi l'ha visto, cioè lasciava, Malossi lasciava la risposta aperta a chi l'aveva visto, e io glielo chiedo, visto ma che io posso visto, dire molto come Walter ha detto che cosa rappresenta il cavallo che compare in una delle ultime figurazioni. Io non saprei esprimerlo da parte mia, posso solo dire che queste evocazioni di due mimi sono per l'appunto elementi di una polifonia registica che utilizzano immagini, due corpi di mimi danzatori e dei canti madrigaleschi contemporanei, e molte altre musiche, rumori, insomma, un insieme di elementi per comporre uno spettacolo ricco, complesso, articolato. Ogni minimo dettaglio non saprei esprimere che cosa rappresenta. Fanno, per così dire, da eco, da evocazione delle parole. Il filo conduttore sono le parole che pronuncia il narratore, Walter Malossi. Questo posso dire semplicemente. Concludo solo da parte mia l'intervento di prima con una battuta, perché forse si riconosce un po' una manifesta passione per questa materia storica. Quello spettacolo era prodotto dal Teatro Stabile di Torino, una ditta per la quale io ho lavorato per 45 anni. Allora, con la voce di Pietro Crivellaro, che ci ha anche ribadito la ricchezza di questo spettacolo, chiudiamo qui, invitando il pubblico, sperando di aver scatenato, se ce ne fosse stato bisogno, la vostra curiosità, e vi invitiamo ad andare a vedere lo spettacolo, da cui credo potrete uscire d'accordo, d'accordo, ma non credo di riuscire a farlo. Lasciamo andare a l'altra parola.